See the money one more day for your meal. Getting all the peace of life for your wife. Everybody wanna know how it feels. Oggi sono tornato con l'amico Marco al posto dove qualche giorno fa ho preso dei bei Barbie. La giornata è bellissima e io ho pochissimo tempo a disposizione. Sono venuto soprattutto per far pescare lui. Vediamo Marco ha un bel barbo in canna, eh? Siamo partiti leggerissimi, ma si è subito pentito. Questo non collabora. Lì per 20 minuti adesso ce n'ha. No. Eh sì. È andato in mezzo. Ti dirò anche di più, che non l'hai preso neanche in bocca. L'hai preso fuori? Come scuda. Per la coda netto. Sì? Sì, lo devi guadinare tu. Sì, sì. Se ce la fai tirarlo qui. Ah, pian piano sì. C'è quella, quel ramo lì davanti che mi preoccupa un po'. Ah, andato. Dato, sì. Marco è ancora all'opera. Abbiamo cambiato attrezzature. Sì. Bel barbone. Speriamo che collabori. Sembra di sì. Devo dire, Raffaello, che quella canna qua... Non è male, eh? Non è male. Poi lavora, c'è una bella piega. Questa è la versione più leggera. Sì, è la media, medium. Guarda la punta, guarda come piega Marco, è molto di punta, è proprio. Ma sai, io da dietro qua non la... Sì, non la vedi, è molto di punta, e poi però ingaggia anche il terzo pezzo, anche il quarto. Anche qua, vedo che poi addirittura, guarda, anche questo qua comincia, no, lavora bene. Vedere così c'è una bella piega. Adesso, pam! Poi la sento di una morbidezza molto morbida sulle reazioni, non è? Sì, sì. Tunk, che ti dà la botta indietro. Vediamolo. Oh là là. Ah, hai visto dove l'hai preso? Fuori di... Sopra la pina dorsale. Mi è sembrato di vedere l'amo proprio lì. Però è una bella cannella, eh? No, è una bella cannella, sì. Uno vuoi, può andare. Speriamo di no. Però là, le testate mi sembravano giuste, da agganciata giusta. Mi è sembrato di vedere l'amo lì, Sì, sì. Sembrato di vedere l'amo lì, infatti lì vuoi fatica a venire su. Sì. Se fossi in bocca sarebbe già venuto su di testa. Comunque è un bel test per la canna, se non si spacca qua. No, si spacca mica quella canna. Tieni tempo presente che le canne giapponesi. La schienona, se ha il muso libero ti farà diventare scemo. Eccolo là, sì, proprio sopra. Sì, sopra. Callo, mi ha dato una testata sul guadino, ha rotto? No, sì. Ci siamo presi sul guadino. Mi ha dato la testata sul guadino. È andato. Ha rotto. È la soddisfazione di prenderlo con una canna leggerissima come la Super Light, è una roba, tanta roba, Chiaramente ogni tanto qualcosa bisogna concedere. Sì. Il problema è questo, Marco, che ti diverti, però segui un quarto d'ora, eh? Beh, qualcosa poi, quella canina leggera. Poi, nonostante il freddo, Marco ha ancora una vitalità notevole, eh?
turco, cane, che testate, ma che robe, bom bom. Proviamo a vedere, a meno che faccia... Sì, a meno vedere, bello, bello Marco, bello. 2 chili di roba. Era solo arrabbiato, era anche bello. Uff, che piega che fa la canna. Problema. Eccolo pronto. Vabbè Marco. Ma cattivo, cattivo. Cattivo. Beh, se non è 2 chili sarà 1,7 kg. Pancia ce l'ha. Sì, sono grossi. Ecco, il problema di quell'attrezzatura lì, del ferretto, è questa qua. Che si va a incastrare. Le maglie dentro, tutto bisogna amare il bambolotto se collabora. Buenos. Qui si è sganciato tutto bene. Ah, un bel barbo, Marco, ciao. Bravo. Sì, sì, bel barbone. Faccio trasferimento NASA per non rimanere. Sì, sì. Eccoci qua. Trasferimento di pesci da una massa all'altra. 3 bei barboni. Beh, questo penso che sia... Ah, che barbo, madonna, che bello. Questi sono modesti, Sì. Sì. Sono sempre da 2 chili. 2. E quest'altro qua però. Bello, bello, bello proprio. È il fratello gemello di quello di prima. E poi abbiamo preso anche il pesce nobile, perché noi. Sì, non ci facciamo mancare niente, un bel cavo da nome. Molto bene. E per essere un inizio di mattinata. Niente male. Direi che andiamo bene. Guardiamo nel proseguo.